Camillo, io sono stufo di organizzare il giorno più bello per gli altri. Non può stare lì sta babbiona, dai! A 50 anni con Serena ho scoperto cosa vuol dire amare davvero. La babbiona è mia madre. Serena, come si fa a accennare a un marito che ama un altro? Glielo dici o non glielo dici, no? Aurelio, ma dove sei finito? Non t'ho più visto. Perché mi eviti? Ma figurati. Il padre della sposa è quello che vuole comprare. La sua azienda potrebbe interessarci, il nostro fondo vorrebbe investire nel settore. Se a mezzanotte il padre della sposa è felice, paga doppio per tutti, contatti cash. Andrà tutto bene. Non si dice, porta sfiga. Ma lo sa che lo dissero anche a Napoleone la sera prima di Waterloo? Adele, questo deve essere il matrimonio del secolo, voglio tutto perfetto. Signora, le donne vanno io. Figli. Da donna, te lo dico, ti vuole ancora. Hai notato che era vestita da sposa? Crudite di gamberi e ricciola, no, è il piatto forte. Da vicino sono di piedi. Tranquilli, è tutto da programma. Pastoncini di merluzzo, togliamo la paratura e diventano ricciola. Aspettiamo la torta da più di mezz'ora. Beh, secondo me non è arrivata. La sento distante, assente, niente più come era prima. Vabbè, a parte il sesso. Ah, la vita! Dovevo denunciare! Che cosa di più vero esiste al mondo? Io per te sono un passatempo, ma non mi faccio usare. Adesso io ti lascio e vado con la prima che passa. Prima, seconda, adesso vediamo. No!